Poracci, il gioco era chiaramente Battlefield 3. Mario è stato rapidissimo e mentre mi avete fatto morire con le risposte sul fatto che non si vedeva una cippa, Glucosio Salato ha optato per l'unica risposta sbagliata possibile. Battlefield 3, una vera battutaccia. Sono fiero di te. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Oh yeah. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai accusare neanche un minimo di stanchezza. Sono in formissima. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di feels, perché daremo l'addio definitivo al Nintendo 3DS e al Wii U. Parleremo anche delle sorprendenti politiche che Nintendo ha deciso di adottare per il DLC di Mario Kart 8 Deluxe e anche di una situazione incresciosa in cui si è ritrovata Sony. Siete pronti? Bene, allora imbracciate il vostro Super Scope e partiamo tutti quanti insieme alla volta della conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e venitemi a trovare anche in live questa sera verso le 21:30 per continuare a discutere delle notizie del giorno anche dal vivo. Mi raccomando, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e anche oggi apriamo con l'annuncio di un'edizione fisica che farà la felicità dei collezionisti più attempati. Dopo la conferma che vedremo Clonoa Fantasy Reverie Series in edizione fisica sul suolo europeo, questa volta è il turno di I Am 8-Bit che ha mostrato i primi screenshot di quella che sarà la versione su cartuccia di un grande classico delle avventure grafiche, Grim Fandango. Il capolavoro, firmato da Tim Schafer, arriverà su Switch con una sovraccopertina, una copertina reversibile e due simpatici oggetti presi direttamente dal gioco, il Golden Train Ticket e l'agenda a forma di scatola di fiammiferi. L'edizione sarà NTSC, ma ovviamente la Switch è region free e il costo sarà di $35, a cui vanno aggiunte però spese di spedizione ed eventuale dogana. Voi lo prenderete? In questi giorni si parla parecchio di cinema e videogiochi e sempre più spesso i due mondi arrivano a sovrapporsi. Il film di Uncharted è appena uscito e mentre aspettiamo con trepidazione il ritorno al cinema di Sonic e Mario, è stato annunciato ufficialmente che Take-Two, 2K e Netflix sono al lavoro su un adattamento cinematografico di Bioshock. Non si sa ancora nulla della pellicola, ma le aspettative sono altissime e in fondo si vocifera di un possibile approdo sul grande schermo di Bioshock sin dal lontano 2007. Riuscirà il team messo su da Netflix a partorire un adattamento degno di questo nome? E in chiusura, Poracci, vi ricordo che da oggi potrete registrarvi gratuitamente al network test di Switch Sports, che nella mia testa continuerà a chiamarsi per sempre Wii Sports, che si terrà il 18, 19 e 20 febbraio e includerà tennis, bowling e ciambara. Vi lascio in descrizione il link per iscrivervi alla demo e se questa iniziativa vi sembra incredibilmente e inspiegabilmente al passo con i tempi per essere stata proposta da Nintendo, state tranquilli perché l'azienda di Kyoto come al solito ci ha messo del suo. Ha infatti proibito la condivisione pubblica di informazioni relative alla demo, quindi potremo giocarci ma non potremo parlarne. Nintendo. Ma che mi combini? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e iniziamo con l'ennesimo tristissimo addio, perché Nintendo ha comunicato ufficialmente la fine di un'era. A marzo del prossimo anno chiuderanno ufficialmente gli eShop di Wii U e 3DS. Cosa cambierà per i possessori di queste console? Sostanzialmente, a partire dalla fine di marzo 2023, quindi fra un anno, non si potranno più fare acquisti sugli store digitali delle due piattaforme. La chiusura avverrà gradualmente e, come riportato sul sito ufficiale di Nintendo, dal 23 maggio 2023 non sarà più possibile utilizzare carte di credito per aggiungere fondi sugli eShop, mentre dal 29 agosto di quest'anno non sarà più possibile utilizzare card eShop. Da fine marzo 2023 non si potrà più utilizzare il proprio portafoglio e non ci saranno nuovi contenuti per gli store. Ovviamente si potranno scaricare nuovamente DLC e giochi già posseduti, ricevere aggiornamenti e giocare online, ma questa è la fine di un'era, il che comporta anche dei problemi sul fronte della preservazione dei videogiochi. Sarà l'addio definitivo alle virtual console e con la dipartita di queste diverrà impossibile acquistare legalmente molti retro game e in più i software esclusivi degli eShop andranno persi per sempre. Sono questi i rischi che il passaggio al digitale comporta. Se non altro possiamo ripercorrere i nostri ricordi con una sorta di riassunto generazionale, un addio digitale.
quali sono i ricordi più belli che avete legati a queste due console? Ma diamo un colpo al cerchio e uno alla botte. Quando è giusto, bisogna anche fare i complimenti a Nintendo. Non mi sarei mai aspettato di dire una cosa del genere, ma a quanto pare la grande N gestirà in modo molto intelligente il pass di espansione di Mario Kart 8, andando addirittura incontro ai giocatori. Cioè, una roba fuori di testa. Infatti, se andiamo sulla pagina eShop del gioco, troveremo dei dettagli fondamentali sul funzionamento del pass percorsi aggiuntivi. Come possiamo leggere, i percorsi del pacchetto 1 di Mario Kart 8 Deluxe, pass percorsi aggiuntivi, saranno giocabili in locale e online dal 18 marzo nella modalità amici e avversari, anche se un solo giocatore possiede il pass percorsi aggiuntivi o via accesso tramite un'iscrizione a Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo. Dal 22 marzo i percorsi del pacchetto 1 appariranno anche nella selezione casuale delle corse mondiali o regionali contro avversari online. Questo significa che sì, giocando tra amici in modalità amici e avversari, per poter usufruire del pass basterà anche l'acquisto da parte di un solo utente, e che dal 22 marzo, giocando online, non saranno create delle playlist divise tra chi ha il pass e chi no. Anche chi non avrà acquistato i percorsi aggiuntivi potrà gareggiare nella selezione casuale online sui nuovi tracciati. Una scelta che mi ricorda i tempi d'oro del multiplayer su Mario Kart DS, che si è unita al prezzo di circa 50 centesimi a tracciato e alla possibilità di usufruire del pass su NSO, mi porta a dire che probabilmente questa è una delle migliori operazioni online mai partorite da Nintendo. Speriamo quindi che sia solo la prima di una serie di iniziative in grado di integrare in modo intelligente e moderno il gioco online nelle produzioni di alto calibro. E voi cosa ne pensate di questo pacchetto aggiuntivo? E chiudiamo con le denunce. No, tranquilli, ancora nessuno se l'è presa con il poro verso, almeno per ora. Ma a rischiare di passare dei guai c'è Sony, e tutto per colpa di Horizon Forbidden West. O meglio, il problema è come la compagnia ha gestito la natura cross-generazionale del titolo, un comportamento che secondo Richard Hoeg, avvocato statunitense, potrebbe portare a delle cause contro Sony. Il problema è che la campagna marketing intorno a Forbidden West è stata tutt'altro che cristallina, e questi sono i passaggi fondamentali. Il gioco è inizialmente stato annunciato come esclusiva PS5 a giugno 2020, per poi essere confermato anche su PS4 tre mesi dopo. Il presidente Jim Ryan all'epoca parlò di una decisione che andava a beneficio di tutti e che avrebbe permesso agli utenti PS4 di effettuare il passaggio alla next gen senza alcun costo aggiuntivo. Un anno dopo però, all'apertura dei pre-order, Sony comunica che la free update sarebbe stata un'esclusiva solo delle versioni più costose, ovvero la Collectors e la Regal Edition. Ovviamente i giocatori hanno iniziato a lamentarsi apertamente, il che ha costretto Sony a fare un passo indietro, molto goffo. L'update rimane gratuito per tutte le versioni, ma l'edizione PS4 costa 10 euro in meno rispetto alla versione PS5. Questo rende a conti fatti l'acquisto su console next gen più dispendioso senza alcun motivo, visto che acquistando l'edizione PS4 ed effettuando l'upgrade gratuito sia lo stesso software che si otterrebbe comprando direttamente la versione PS5, che però costa 10 euro in più. Per Hoeg, una delle aggravanti è che Sony ha creato molta confusione con questo doppio prezzo. La FAQ ufficiale del titolo continua a riportare la presenza dell'upgrade gratuito solo sulle edizioni più dispendiose, e su PlayStation Store la pagina principale del gioco mostra direttamente la versione PS5 a prezzo maggiorato, e guarda caso la prima menzione al pre-order della versione PS4 è in seconda pagina, e per trovarla bisogna scrollare verso il basso, mentre procedendo al pre-order direttamente la PS5, beh, non c'è proprio alcuna traccia della versione old gen, come se non esistesse scelta. Per Hoeg non si tratta di un passaggio scontato, ma la mancanza di chiarezza portata avanti da Sony potrebbe risultare in delle class action nei confronti dell'azienda che di sicuro ha gestito in modo molto rocambolesco questo primo periodo di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5. Secondo voi, poracci, ci sono gli estremi per ritenere il comportamento di Sony anticonsumatore? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio veramente dal profondo del cuore per essere arrivati fino a qui, e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Se volete, ci vediamo fra un po' in live verso le 21:30 sul sito Viola per continuare col TG Poro, però dal vivo, altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video. Voi comunque, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 3DS, Michele Yu,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Okay.